la terza settimana, come diceva prima il compagno, ma in questi giorni siamo stati a sostegno di un gruppo di lavoratori, lo vogliamo denunciare. Questi lavoratori lavoravano all'interno del Banco di Napoli, Black PM Service. Ebbene, all'indomani che un'altra azienda ha rilevato il pacchetto, ha denunciato questi lavoratori, li ha licenziati e nonostante c'è il tribunale abbia dato ragione a questi lavoratori, il Banco di Napoli, ma anche l'attuale azienda, la SIA, si rifiuta di rispettare le stesse leggi loro. In settimana questi lavoratori sono stati protagonisti al Banco di Napoli a Via Roma di una giornata di lotta. Questa è la faccia di tutta la precarietà che sta a Napoli, come i corsisti del progetto Isola, che da anni e anni vivacchiano con 500 euro al mese, con quello che hanno provocato in Campania tutti i regimi che si sono succeduti, da Salino a Berlusconi. Oggi la Campania ha bisogno di far partire un piano straordinario per la raccolta differenziata e per la difesa del territorio. Ebbene compagni, non è più il momento delle critiche tra di noi, ma è il momento di metterci insieme.